Ciao a tutti e bentornati. Io sono Carlotta, chef freelance e content creator. Spero che il cioccolato vi piaccia e che la scorsa ricetta vi sia piaciuta, perché facciamo un'altra torta al cioccolato. Me ne avete chiesta una versione diversa, che io personalmente amo per l'abbinamento, e quindi oggi facciamo la torta pere e cioccolato. È una ricetta bomba, viene morbidissima, buonissima, golosissima. Per tutti gli ingredienti e quello che dovete sapere vi rimando sempre qui sotto in descrizione, quindi sotto al titolo trovate la descrizione con gli ingredienti, il link utile, tutte quelle cose. E noi adesso cominciamo a farla, perché poi la vogliamo mangiare. Partiamo dagli ingredienti, perché devo fare una doverosa premessa. Qui mi vedete usare farina di frumento e olio di semi. Sappiate che potete utilizzare qualsiasi altro tipo di farina. Potete usare olio di semi o anche burro. Vi scrivo tutte le dosi giuste qui sotto. Per quel che riguarda le pere, io ho un debole per le Williams. Gialle o rosse, non importa, le adoro e mi piacciono in tutti i dolci. Ma potete usare anche abate o Kaiser. Come prima cosa prendiamo cioccolato e olio oppure burro e li mettiamo a sciogliere a bagnomaria o in microonde. Passiamo alle pere, che io nei dolci come questo preferisco sbucciare, così che la fetta sia completamente omogenea e non ci siano bucce un po' fastidiose. Però non crediate che io butti via le bucce, le faccio seccare e le tengo in dispensa come snack. Per sbucciare frutta e verdura vi consiglio sempre il pelapatate, perché vi consente di ridurre al minimo lo scarto. Elimino il torsolo cercando di fare meno scarto possibile, così. Taglio le pere a fettine sottili, ma sappiate che potete benissimo tagliarle anche a cubotti. Tengo le pere da parte, meglio se coperte, e intanto mi dedico alle uova, che vanno montate bene insieme allo zucchero. Le uova devono passare da liquide a spumose e deve essere una montata abbastanza solida. Aggiungo la farina setacciata, io lo faccio tutto in un'unica soluzione, ma potete benissimo farlo in due o tre volte per semplificarvi la vita. Unisco anche cioccolato e olio sciolti, ma non caldi. Mi raccomando, devono essere a temperatura ambiente e non caldi, perché sennò smonterete tutto. Unendoli comunque un po' il composto si smonterà, ma se avrete montato bene le uova ci sarà lo stesso dell'aria imprigionata nel vostro composto, che lo renderà assolutamente spumoso. Ora posso versare il composto in una teglia precedentemente imburrata o coperta di carta da forno se preferite. Faccio un primo strato con il composto, aggiungo un primo strato di pere, poi copro nuovamente col composto e finisco con una bella corona di pere. Siete liberissimi di disporre le pere come più vi piace, io adoro questo metodo. In forno a 175 gradi statico per circa 45-50 minuti. È una torta molto cremosa, quindi ci vorrà un po' a cuocerla, ma sappiate che l'effetto finale rimarrà comunque bello umido, morbido, golosissimo. Giuro che per un po' mi fermerò dalle torte al cioccolato, cioè continuerò a farle a casa e a mangiarle come una disperata, però questa sarà l'ultima per un po', non troppo, perché in autunno si mangia cioccolato. Vabbè, insomma, avete capito, magari faremo qualcosa di salato per un po', poi torneremo al cioccolato, adesso vediamo. Se avete richieste, consigli su qualcosa che vorreste vedere qui sul canale, scrivetemelo qui sotto nei commenti, fatemi sapere se la torta vi è piaciuta e niente, ci vediamo al prossimo video. Ah, aspettate un attimo, prima di andare via mi raccomando iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella delle notifiche qua sotto, perché sennò perdete i miei video e dopo è un problema.